Bene ragazzi, oggi qui su Android del Blog volevo parlarvi di un gioco che mi sta piacendo particolarmente e che ho scoperto per caso sul market. È gratuito, si chiama Trial Extreme 3, quindi potete scaricarlo tranquillamente e non vi chiede alcun soldo, tranne qualche un po' di pubblicità che si può vedere quando andiamo ad aprire il gioco. Allora, possiamo scegliere qui di, vabbè, o di condividere le nostre cose su Google Plus, su Facebook e quindi guadagnare un po' di soldi, di personalizzare o il corridore, quindi cambiando casco, guanti e di cambiare il vestiario, oppure in questo caso di andare a personalizzare la nostra moto scegliendo altre colorazioni, alcune sono naturalmente bloccate o ad acquisto. Qui abbiamo tutta la nostra ricaricamento dei punteggi di altre persone nel mondo e possiamo condividere anche i nostri, e poi qui possiamo scegliere i controlli. Io ho scelto quelli tramite il giroscopio. Poi andiamo a scegliere di giocare. Vabbè. Ok, cosa ho combinato? Facciamo gioca. Ok. Perfetto. No, ok, quindi andiamo su seleziona. Il primo livello. Facciamo salta dei punteggi, ho fatto bene e ora siamo pronti a giocare. Ciò che è particolare perché praticamente tramite, vedete, una... Allora, questo è il tasto di accelerazione, questo è il tasto invece di freno, questo è invece il tasto di salto, quindi ricapitoliamo. Così si accelera, così... Ok, passiamo questa. Così si accelera, così invece si va a frenare, così si va invece a saltare e così... O così si va praticamente a spostare il bilanciamento sulla moto. Quindi possiamo andare a fare quindi qui in questo modo le nostre evoluzioni. Ecco, ora io mi sono cappottato perché sto cercando di fare una sorta di giro della morte e ancora mi riesce. Eccolo qua. Perfetto, ora ci sono riuscito. Magari era meglio fare in un'altra posizione visto che poi c'era un salto. Però ecco, il gioco mi sembra davvero carino, particolare. Ci permette di controllare la moto, magari non sempre con massima. Ecco, perfetto. Con la massima precisione. Però devo dire che è particolare e divertente. Ci permette quindi di fare questi salti particolari. Ok, il telefono si sta scaricando, andiamo bene. Ecco, proviamo a vedere se ora ce la facciamo. Magari facciamo anche un salto. No, perfetto, siamo schiantati un'altra volta. Diciamo che l'ho scaricato ieri, devo ancora entrare un po' nella giocabilità. Però mi sembra un gioco davvero, davvero carino, particolare, ci permette di fare queste evoluzioni. E tolta questa un po' di pubblicità, diciamo, che alle volte può scocciare, ma direi che è anche giusto se gli sviluppatori fanno dei giochi, è giusto anche supportarli con un po' di pubblicità. Pensate anche al lavoro che c'è dietro durante una stesura di un'applicazione o di un gioco. Quindi direi che per questo Trial Extreme 3, vi ricordo anche l'icona, ve la faccio vedere meglio, eccola qua per chi vuole scaricarlo. Trial Extreme 3 mi è piaciuto tanto. Complimenti agli sviluppatori, non so bene chi sia, non mi sono informato. Magari scriverò poi tutti i dettagli sull'articolo, e avevo fretta di fare questa recensione visto che il gioco mi aveva colpito particolarmente. Poi troverete tutti quanti i dettagli nell'articolo apposito su Android Blog. Ciao, un saluto a tutti quanti, ci vediamo alla prossima. Ciao.